Per me essere europei oggi significa amare più i ponti che i muri, più ciò che ci unisce che ciò che ci divide. Significa essere coraggiosi e difendere i nostri valori. Essere parte con orgoglio di un continente storico del mondo occidentale proiettato nel futuro. Significa essere consapevole di vivere in una dimensione sovranazionale senza barriere che appunto è tipica della scienza e della ricerca. Accettare le proprie tradizioni, ma saperle sempre di nuovo rinnovare confrontandosi con le tradizioni degli altri. Riconoscere la propria identità nella grande e unitaria tradizione culturale del continente. E finalmente poter indossare un vestito nuovo, tagliato attraverso secoli in cui ogni dettaglio è stato raffinato. Chiedersi oggi che cosa vuol dire essere cittadini d'Europa a 50 anni dal Trattato di Roma e a 25 da quello di Maastricht vuol dire uno scollamento della realtà da un lato e un ritardo delle istituzioni. I ragazzi che frequentano le nostre università sono cittadini europei, si sentono cittadini europei. Il loro DNA è ormai un DNA europeo.